Il Cenacolo dei Poeti di Bitonto e Suor Graziella Morelli, facente parte della congregazione Suore Missionarie della Società di Maria, lanciano il concorso Una poesia per il Senegal. Si tratta di un contributo letterario per finanziare dei microprogetti che vadano a incrementare in Senegal l'imprenditoria locale. Io sono in Senegal da quasi un anno e mi sono resa conto che i giovani non hanno un reale sbocco lavorativo e non ci si deve meravigliare che poi ci siano i barconi che arrivano fino qui. Ecco, proprio perché chiunque in quella situazione cercherebbe un futuro migliore. Quindi l'idea che ci è venuta a noi come parrocchia San Giovanni Paolo II di Gediawai è proprio questa, cioè di creare possibilità di lavoro per i ragazzi. Allora abbiamo invitato i giovani che vogliono realizzare qualcosa in loco a presentare dei progetti che possono essere di allevamento, di agricoltura, di tintura dei tessuti. E altre cose, di cucito, di aprire un negozietto, un laboratorio di taglio e cucito. E quindi presentare questi progetti, noi li valiamo, vediamo se siamo nella possibilità di finanziarli e poi investiamo nel progetto e accompagniamo il progetto fino a che comincia a restare in piedi da solo. Poi ritiriamo l'investimento e investiamo in altri progetti per altri giovani. Per partecipare al concorso basta inviare entro il 20 aprile del 2020 una poesia inedita a tema libero, una riflessione breve sull'Africa o una preghiera mariana all'indirizzo cenacolo.dei.poeti@gmail.com o per posta alla Libreria del Teatro di Bitonto con una breve dichiarazione firmata di proprietà dell'opera e l'attestazione di versamento della quota di iscrizione di 5 euro al conto corrente delle Suore Mariste con la causale Microprogetti Senegal Suor Grazianna.